l'associazione Enzo Tortora la Radicale di Milano sono molto. Sei stata a Roma di passaggio in questi giorni? Sarebbe scesa in piazza anche a Roma? Non credo. Se fossi stato di passaggio, forse sarei anche passato, se però non c'erano evidenti strumentalizzazioni della pace per fini di politica interna, diciamo. Ecco. Poi la pace, tutti siamo per la pace. Cosa vuol dire i Mars? Sono i lanciarazzi multipli che riescono a colpire in profondità le truppe sovietiche, le truppe russe. Quindi hanno la capacità di fermare prima l'offensiva e adesso di distruggere la logistica per poter avanzare. Quindi più ce ne sono, più l'avanzata procede. Non è esattamente un cartello pacifista. Non lo è assolutamente, infatti. Non lo vuole essere, non sono pacifista. Sono per fermare l'aggressione russa e per respingere gli invasori. Il pacifismo non c'entra nulla, non serve, deleterio in questo momento purtroppo il pacifismo. Certo, tutti auspichiamo la pace, anch'io auspico la pace, d'accordissimo con Letta. Se fosse stato a Roma sarebbe andato in piazza? Sì, certo, ma sono a Milano e sono qua. Ah, quindi per caso insomma? No, perché sono convinto, ho dato adesione immediatamente a questa iniziativa perché mi sembrava molto giusto. A me piace che ci sia molta chiarezza e la chiarezza è distinguere sempre, non dimenticarsi mai, che nella vicenda dell'Ucraina ci sono stati aggrediti e aggressori. Fosse stato a Roma sarebbe andato in piazza a Roma? Beh, credo che non vadano viste in contrapposizione le piazze. Sicuramente non sono d'accordo con chi dice togliamo subito il sostegno all'esercito ucraino. Delle differenze ci sono, non è necessario sempre esacerbare ogni contrapposizione. Come la immagino una soluzione? La immagino solo con una sconfitta militare russa che sta avvenendo, che li costringa a una tregua, che porti al tavolo della tregua. La pace è un'altra cosa. Quando ci sono territori contestati è molto difficile arrivarci. Che arrivi a una tregua che parta dalla forza degli ucraini, non dalla loro debolezza, sennò non sarà una tregua, sarà una resa. Chi a Roma, anche se in buona fede, si sta illudendo? No, chi a Roma è molto composito. Orsini non si sta illudendo, Orsini sa perfettamente quello che vuole. Il Fatto Quotidiano lo sa perfettamente quello che vuole. Vuole il disarmo degli ucraini, la resa degli ucraini, perché sotto cosa c'è? È colpa dell'Occidente, è sempre colpa dell'Occidente. Ma se noi pensiamo ogni volta che sia colpa dell'Occidente anche davanti a Vladimir Putin, ragazzi, Putin avrà avuto ragione. Se fosse stata in questi giorni a Roma, sarebbe scesa in piazza lo stesso? Io ho scelto di essere a Milano, ho scelto di venire a Milano, quindi è chiaro che è una scelta di piazza, è una scelta di campo. Qui c'è stato il fuoco, ha un senso, ma c'è stato il fuoco che non può essere a senso unico, che è una cosa diversa da dire non sosteniamo l'Ucraina. Se non avessimo sostenuto l'Ucraina, anche con scelte che abbiamo fatto in Parlamento, con l'invio di armi, oltre che con le sanzioni alla Russia, oggi l'Ucraina non sarebbe in grado nemmeno di trattare per la pace, semplicemente sarebbe arresa di fronte a un popolo che l'ha aggredita. Questa azione è sempre partigiano, mondo libero.